Buonasera, buonasera da Onda TG. In primo piano subito la situazione del Tribunale di Sulmona, chiesta una proroga fino al 2021, ha messo al voto l'emendamento presentato dalla senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane, ma noi sentiamo tutto nel servizio. L'emendamento che ho presentato al decreto milleproroghe, finalizzato a prorogare fino al 2021 l'accorpamento dei tribunali abruzzesi, è stato dichiarato ammissibile. È un primo passo importante perché significa che sarà posto in votazione. A partire da martedì, prima con i passaggi in commissione e bilancio, si entrerà nel vivo della battaglia politico-parlamentare nella commissione affari costituzionali del Senato. Lo dice la senatrice del PD Stefania Pezzopane. Come è noto, spiega Pezzopane, il decreto legislativo 155 del 2012 ha disposto l'accorpamento dei tribunali periferici, la soppressione in Abruzzo delle sedi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Da allora siamo riusciti a sventare questa tragica eventualità. Ora, per l'Abruzzo così duramente colpito dagli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, di gennaio 2017 e della drammatica ondata di maltempo, è necessario prevedere un'ulteriore proroga che consente ai tribunali di affrontare l'enorme carico di lavoro che ogni calamità naturale porta con sé. Una proroga necessaria, conclude Pezzopane, a rivedere nel frattempo la geografia giudiziaria troppo penalizzante per l'Abruzzo. Un altro emendamento al milleproroghe è stato presentato dal vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Paola Pelino. La battaglia a questo punto entra nel vivo con le istituzioni sulmonesi che chiedono di percorrere tutte le strade istituzionali e di seguire anche i lavori del tavolo regionale presieduto dal governatore Luciano D'Alfonso e dal presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona, Gabriele Tedeschi, prenderà contatto nel frattempo con il collega di Avezzano. Tedeschi ha precisato che l'asse Sulmona-Avezzano, spuntato fuori a margine dell'ultima assemblea al Palazzo di Giustizia, non è né la resa di una battaglia e né il presagio di una chiusura. Era la cronaca con l'operazione Fenice sul traffico illecito di droga e la tentata estorsione. In sei si avvalgono della facoltà di non rispondere davanti al GIP. La decisione del giudice è attesa per le prossime ore. Facciamo il punto. Tutti sono avvalsi della facoltà di non rispondere, eccetto uno di loro, l'unico a parlare dinanzi al giudice. Si dovrà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere la decisione del GIP del Tribunale di Sulmona, Marco Billi, a proposito dell'inchiesta denominata La Fenice, riguardante il traffico illecito di droga e la tentata estorsione. I legali hanno avanzato l'istanza della revoca della misura cautelare ed ora, in assenza del PM titolare dell'inchiesta, Stefano Iafolla, scattano le 48 ore previste dalla legge. In quest'arco temporale il PM dovrà presentare suo parere, una volta ricevuta la notifica dal giudice, dopodiché arriverà l'ordinanza di Billi che dovrà decidere se revocare o meno la custodia cautelare agli arrestati, come richiesto dai rispettivi avvocati. Ieri in carcere è finito un ottavo uomo, irreperibile lo scorso 23 gennaio. È stato rintracciato nella capitale, ristretto nel carcere di Regina Coeli. Sarà interrogato nelle prossime ore. Ai sette vengono contestati a vario titolo i reati di traffico illecito di ingenti quantità di sostanze stupefacenti in concorso e tentata estorsione per due di loro, commessi principalmente in Valle Peligna, particolarmente a Sulmona, Raiano e Pratola. Un'indagine che conta complessivamente ben 18 indagati. Intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e pedinamento hanno consentito ai militari, nell'arco di 2 anni, di risalire ai presunti responsabili. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 1,2 kg di hashish e marijuana, 74.000 euro in contanti, un disturbatore di frequenze e un pugno di ferro, utilizzato probabilmente per le tentate estorsioni. Intanto, proprio in queste ore è arrivata una decisione, l'ordinanza da parte del GIP, del Tribunale di Sulmona, Marco Billi, che ha ridotto, ha alleggerito la misura cautelare a uno dei 7 giovani arrestati nell'ambito dell'operazione La Fenice. Si tratta di Eddie, queste le sue iniziali, giovane 26enne di Sulmona, che avrà solo un obbligo di firma, ma precedentemente era in carcere. Quindi una delle 7 misure cautelari, su indicazione, su richiesta del legale Stefano Michelangelo, è stata alleggerita dal GIP del Tribunale di Sulmona. Ancora cronaca, auto contro camion sull'ex strada statale 17 a Sulmona, nei pressi della clinica San Raffaele. Incidente questa mattina, un ferito non grave. Vediamo tutto.
e di un ferito non grave. Il bilancio di un rocambolesco incidente stradale verificatosi in tarda mattinata sull'ex strada statale 17 nei pressi della clinica San Raffaele di Sulmona. A scontrarsi un mezzo pesante, una Panda, per fortuna senza gravi conseguenze per gli automobilisti. Stando alle primissime informazioni, il camion procedeva lungo l'ex strada statale 17 in direzione Sulmona, mentre la Panda si è messa sulla carreggiata da Viale della Repubblica. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente stradale. Alla base dello scontro potrebbe esserci una distrazione da parte di uno dei due automobilisti. Il conducente della Panda, un anziano del posto, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona per gli accertamenti del caso. Fortunatamente avrebbe riportato solo alcune escoriazioni. Sul posto polizia e carabinieri per i rilievi di rito e per gestire il traffico. Tocca ai militari della stazione di Sulmona accertare le cause che hanno provocato l'incidente stradale. Torniamo sui disagi Enel e Telecom subentrati dopo la recente ondata di maltempo, perché Confindustria Abruzzo chiede un incontro urgente. Sentiamo meglio nel servizio. Un incontro urgente con la Regione Abruzzo e i principali gestori della viabilità e dei servizi di telefonia e approvvigionamento elettrico per i disservizi verificatisi nei giorni scorsi. Lo chiede Confindustria Abruzzo all'indomani della conta dei danni del maltempo. Un problema, quello dell'interruzione dell'energia elettrica, che ha messo in ginocchio non poche utenze domestiche, senza contare i disagi vissuti dalle emittenti televisive, compresa Onda TV, che per una settimana non hanno avuto il segnale nella zona della Valle Peligna per un guasto elettrico sul ripetitore di Bussi sul Tirino San Cosimo. Gli accadimenti meteorologici dei giorni scorsi hanno determinato in Abruzzo, in particolar modo nelle zone più colpite, gravi e prolungati disservizi nell'approvvigionamento elettrico, nella telefonia, nelle telecomunicazioni, nonché sulla viabilità, evidenzia Confindustria. Oltre ai soliti gravi problemi sulle vie di comunicazioni stradali, in particolare, ciò si è drammaticamente concretizzato in situazioni di enorme disagio e difficoltà, sia per le utenze domestiche ed elettriche, familiari che produttive, alcune delle quali lamentano una cessazione dei servizi in questione anche da 10 giorni, senza che ancora sia data soluzione. I problemi stessi, aggiungono da Confindustria, che chiede un tavolo immediato alla Regione Abruzzo e gli enti preposti. Sciame sismico nel capoluogo di regione. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ordina la chiusura delle scuole. In via precauzionale e cautelativa, l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale dell'Aquila resterà sospesa da domani, sabato 28, a martedì 31 gennaio. Lo prevede un'ordinanza del sindaco Massimo Cialente, adottata in relazione allo sciame sismico che in queste ultime ore sta interessando la città. Il settore ricostruzione pubblica rende noto inoltre che in seguito a sopralluoghi nella frazione di Arischia, a causa dell'aggravarsi delle condizioni degli edifici già danneggiati dal sisma del 2009, si è reso necessario emanare 43 ordinanze di inagibilità per rischio esterno di immobili nel centro storico e il conseguente sgombero delle famiglie per le quali il comune sta mettendo a disposizione alloggi del progetto Case e MAP. Per questi motivi è stata anche interdetta parzialmente la viabilità dello stesso centro di Arischia. Nello stesso tempo si stanno definendo numerose ordinanze di demolizione di immobili che costituiscono un pericolo per poter far rientrare celermente le famiglie che vivono nelle case sgomberate. È attivo il centro operativo comunale, il COC di Protezione Civile. E ora la pagina dedicata alla sanità. Blocco dei server al CUP di Sulmona. Arriva il vademecum della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila che spiega come ottenere il rimborso dei ticket degli esami. Sentiamo tutto. Occorre compilare un apposito modulo per farsi rimborsare il ticket degli esami che gli utenti non hanno potuto effettuare a causa del guasto di natura eccezionale verificatosi nei giorni scorsi sul sistema di alimentazione elettrico dell'ASL, che ha bloccato per un paio d'ore l'operatività degli sportelli ticket, tra cui quello di Sulmona, impedendo di dare il visto finale alle prestazioni. E quanto fanno sapere direttamente dall'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila dopo il blocco dei server del CUP verificatosi nella giornata di lunedì scorso, che ha recato non pochi disagi per gli utenti. In una sorta di vademecum, l'azienda sanitaria spiega le modalità da seguire per ottenere il rimborso delle prestazioni sanitarie. Per farsi restituire quanto già pagato, si legge in una nota dell'ASL, gli interessati dovranno compilare un modulo che si può reperire e stampare dal sito www.asl1abruzzo.it. Il foglio prestampato, da completare con tutte le informazioni richieste, dovrà essere firmato e poi inviato all'indirizzo indicato nell'intestazione. Per stampare
il modulo occorre andare sulla home page del sito ASL Avezzano Sumona L'Aquila e cliccare sulla voce modulistica a sinistra per scorrere le varie pagine fino a individuare l'indicazione domanda per rimborso del ticket. Le prestazioni già effettuate verranno recuperate dalle rispettive unità operative. Ora torniamo a parlare dell'Istituto Sulmonese Denino Morandi perché il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Elisabetta Bianchi, spinge il piede sull'acceleratore e presenta un'interpellanza al sindaco Anna Maria Casini. Sentiamo meglio nel servizio. Consiglio Comunale di Sulmona tornerà a parlare dell'Istituto Sulmonese Delino Morandi. A spingere il piede sull'acceleratore in queste ore è capigruppo di Forza Italia Elisabetta Bianchi, che ha presentato un'interpellanza sull'argomento. La sede storica delle Ragionierie Geometri è chiusa dal 17 ottobre 2014 con la popolazione scolastica che sarà trasferita all'ITIS di Prato La Perigna. Il plesso scolastico è finito contestualmente nel vortice di un'inchiesta giudiziaria per presunti lavori sbagliati post-sisma. Ho presentato un'interpellanza al sindaco per verificare quali iniziative intende intraprendere per il Denino Morandi, considerando che il mandato amministrativo del presidente della provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentis, sta per scadere, spiega il consigliere di Forza Italia, che riprende: abbiamo bisogno di un cronoprogramma certo per riportare la scuola a Sulmona. Sul futuro dell'edificio di Via D'Andrea era in programma un vertice fra comune, provincia e comitato degli ex docenti lo scorso 23 gennaio, rinviato a data da destinarsi in zona Cesarini. L'assise civica sulmonese già lo scorso 18 ottobre aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegnava il sindaco Anna Maria Casini ad attivarsi presso il presidente della provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentis, per ottenere copia della documentazione tecnica emersa dallo studio congiunto provincia-ufficio di Fossa, a ottenere dalla provincia dell'Aquila le linee programmatiche che la stessa intende seguire per intervento di miglioramento e adeguamento sismico del fabbricato, a valutare in accordo con la provincia la possibilità che il comune di Sulmona possa essere individuato come soggetto attuatore, analogamente a quanto già fatto con il liceo classico Ovidio, anche in virtù delle riforme che ridimensionano l'ambito di competenza delle province. La Bianchi vuole andare fino in fondo sulla vicenda e ha presentato un'interpellanza al primo cittadino che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale. L'economia, una nuova filiale della banca di credito cooperativo di Prato La Peligna sarà inaugurata domani in quel di Manopello. Comincia una sfida, così la presidente Maria Assunta Rossi e il direttore generale Silvio Lancione. Sentiamo tutto nel servizio. Una sfida da vivere in un mercato competitivo, dinamico e stimolante, così la presidente della Banca di Credito Cooperativo di Prato La Peligna, Maria Assunta Rossi, e il direttore generale Silvio Lancione presentano la nuova filiale di Manopello che sarà inaugurata domani con la cerimonia del taglio del nastro. Un momento che sarà sì celebrativo ma sobrio, visto gli ultimi accadimenti. E la presidente Rossi a rimarcare come nel giro di un anno la banca ha inaugurato due nuove filiali. Ci andiamo a insediare in un territorio altamente produttivo dove altri istituti di credito hanno provato a compiere la nostra stessa scelta, ma non ce l'hanno fatta, in calza Rossi, ribadendo che la BCC è una banca solida, sana, forte e che ha i numeri per inserirsi nel territorio di Manopello. Devo ringraziare l'intero consiglio di amministrazione, ma anche i cittadini di Manopello che hanno richiesto la presenza di una banca locale a servizio dell'economia, conclude Rossi. Se l'apertura della filiale di Caramanico è stata una scelta di coraggio, il taglio del nastro della filiale di Manopello per il direttore generale Silvio Lancione è una sfida. Questa volta arriviamo in un territorio competitivo e il nostro obiettivo è quello di essere sempre la banca di riferimento del territorio che crea e restituisce valore, aggiunge Lancione, facendo capire che l'apertura della filiale di Manopello è preludio di una costante espansione della BCC di Prato La Peligna della Val Pescara. La cerimonia è in programma domani alle ore 11. E ora il bimillenario Ovidio 2017, l'anno ovidiano ovviamente è cominciato, ma pensate, il programma delle celebrazioni arriverà per metà febbraio. A fare il punto è il sindaco Anna Maria Casini. L'anno ovidiano è cominciato, ma ad oggi manca ancora il programma completo delle celebrazioni. È il caso di Ovidio 2017, l'attesissima kermesse che nel giro di 2 anni ha il compito di riportare Sulmona al centro dei riflettori sul panorama nazionale. L'inizio delle celebrazioni è fissato per il mese di aprile. Mancano all'incirca 2 mesi e ancora non si conosce il calendario degli eventi. Il sindaco Anna Maria Casini aveva annunciato la presentazione ufficiale per fine gennaio, ma le emergenze degli ultimi giorni, neve e terremoto, hanno fatto slittare l'appuntamento per la prima metà di febbraio. Ai microfoni
microfoni di Onda TG e il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, a spiegare che la commissione organizzativa sta comunque lavorando. Il fatto di aver dovuto chiudere gli stabili comunali ha leggermente rallentato, però la commissione organizzativa sta comunque lavorando, hanno praticamente completato la visione di tutti i numerosi progetti che sono arrivati. Nei prossimi giorni ci riuniremo per validare, diciamo, una prima bozza, quindi credo che, insomma, sì, con un leggero ritardo, ma riusciremo a questo punto, entro la prima metà di febbraio, a concludere, diciamo, la fase di programmazione. Casini punta molto sul video 2017, proprio nel momento in cui sostiene l'Abruzzo assurge alla cronaca solo per vicende negative. È molto importante, il progetto delle celebrazioni di Ovidio ha un senso se riusciamo a coniugare cultura, territorio e sviluppo locale. Sviluppo locale che passa attraverso, una strategia di sviluppo della cultura in quest'area che possa avere delle grosse ricadute, in termini turistici. Proprio in questo periodo dove vediamo che, insomma, il nostro Abruzzo assurge alle cronache per motivazioni negative, riuscire a trovare un driver invece che ci possa riportare, riposizionarsi con una visibilità positiva, e soprattutto trainante rispetto a dei temi importanti come quelli dello sviluppo, una riconoscibilità diversa, credo che sia forse, un momento, una cosa importante proprio per contrastare questa fase. Le proposte arrivate dalle associazioni culturali della città di Sulmona sono 48, mentre il logo che identificherà le celebrazioni è a firma del designer Gaudenzio Ciotti. Manca solo il programma ufficiale, ma ora non si può più aspettare. Fra poco torneremo a parlare di Ovidio 2017 con il progetto del Liceo Fermi di Sulmona. Intanto cambiamo argomento. Liceali, reporter presentano iperbole pocket, scuola e territorio tutto in un giornale. Sentiamo meglio. Raccontare la comunità scolastica, ma soprattutto mantenere uno sguardo sempre interessato e curioso sulla città e sul territorio. E questo è il filo conduttore di Iperbole Pocket, l'edizione 2017, la rivista del Liceo Fermi di Sulmona e del polo scientifico-tecnologico che cresce nella grafica e nell'innovazione, ma anche nel modo di raccontare vari accadimenti della società. Gli studenti sono trasformati in veri e propri reporter, mettendo mano a temi di stretta attualità, come le inchieste sull'immigrazione, le interviste ai profughi, fino alla sicurezza nelle scuole, le questioni del mondo giovanile, lo sport, le eccellenze e i progetti educativi che hanno contraddistinto la scuola. Quest'anno ci siamo occupati di diverse tematiche, innanzitutto partendo dal bimillenario della morte di Ovidio, un evento che comunque coinvolgerà tutta quanta la cittadinanza, passando per il tema della sicurezza nelle scuole, che noi ragazzi comunque sentivamo molto vicino. Poi abbiamo parlato di scoperte tecnologiche, quindi dalle onde gravitazionali alle scoperte più recenti, fino ad arrivare a temi sportivi e alle attività che vengono svolte nella nostra scuola. Non manca un riferimento alla tragedia di Berlino dove ha perso la vita Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona. I liceali dello scientifico, coordinati dal docente Antonio Di Fonso, anche quest'anno hanno scelto un formato pocket, non ingombrante e di facile diffusione. Noi quest'anno abbiamo deciso di mantenere il formato Pocket, per cui abbiamo anche vinto un premio conferito dall'Ordine dei giornalisti. Inoltre abbiamo deciso di trattare, appunto, diverse tematiche che sono state affrontate con l'utilizzo di foto, anche facendo parte della nostra redazione, e con l'utilizzo di icone rappresentanti gli scrittori degli articoli stessi. Dopo 3 anni nella redazione del giornalino d'istituto sicuramente ho imparato molto e anche quando intraprenderò un percorso universitario spero di poter fare la reporter per quanto riguarda comunque anche durante la scelta della mia facoltà e poter fare la giornalista in ambito sempre umanistico. Progetto che cosa vi lascia? A me sicuramente ha lasciato la capacità di avere un pensiero critico nel momento in cui mi avvio ad una che potrebbe essere la mia futura professione e quindi questa esperienza sicuramente mi ha aiutato dal punto di vista anche orientativo. Mi ha lasciato uno spirito, come ha già detto il mio compagno, critico. Anche perché mi insegna a vedere, diciamo, il mondo con un occhio diverso, non soltanto vedere i fatti ma anche giudicarli e quindi letteratura, quindi
mi piace anche scrivere e quindi mi sono lanciato in questa nuova avventura che spero di portare avanti nei prossimi anni. L'incontro con la redazione è stato sicuramente positivo, ho trovato molti altri ragazzi come me che mi hanno aiutato a crescere sia dal punto di vista scolastico che dal punto di vista umano, ed è un'opportunità anche per quanto riguarda il nostro, tutto ciò che riguarda la scuola, appunto perché siamo in grado di approfondire le nostre competenze e di imparare a scrivere meglio confrontandoci con ragazzi anche più grandi di noi. Un lavoro editoriale ormai apprezzato da tutti. Continua invece per il Polo Ovidio la rassegna di classico moderno. Domani il teologo filosofo Vito Mancuso sarà tu per tu con i liceali. Sentiamone servizio. Il coraggio di essere liberi, questo è il motto dell'incontro fra Vito Mancuso e i liceali dell'Istituto Ovidio, in programma domani alle ore 16 presso il Cinema Pacifico di Sulmona. Filosofo, teologo, editorialista di fama internazionale, Vito Mancuso è uno dei protagonisti del dibattito filosofico contemporaneo nel quale si è imposto per le proprie posizioni originali e dibattute relative alle questioni della fede, proponendo una visione personale dell'uomo, dell'anima e di Dio. Nell'incontro di domani Vito Mancuso, intervistato da Oreste Tolone, affronterà il problema della libertà, così come sviluppato nel suo ultimo libro edito dalla Garzanti, in particolare la questione della nascita della libertà come scintilla che bisogna avere il coraggio di sostenere sottraendosi al pensiero dominante, alle convinzioni, alle maschere con cui si finisce per identificarsi. L'iniziativa si inserisce come terzo appuntamento del ciclo di conferenze del titolo Classico Moderno, che ha visto fin qui la presenza di Giuliana Sgrena e di Ivano Dionigi. L'incontro è aperto alla cittadinanza. E ora la pagina dedicata all'orientamento delle scuole, porte aperte oggi alla scuola media Capograssi per studenti e famiglie. Noi abbiamo intervistato il dirigente scolastico. Open Day oggi alla scuola Capograssi, innanzitutto qual è l'indice di gradimento delle persone che sono intervenute verso questa scuola? Penso che l'indice almeno partecipativo sia abbastanza significativo, perché abbiamo organizzato, oltre che l'Open Day, anche un incontro informativo con tutti i genitori che hanno gli alunni frequentanti attualmente le classi quinte. E già anche nell'altra giornata, come pure oggi, ho registrato una consistente partecipazione, ma soprattutto oggi la connotazione della giornata è stata, diciamo, molto molto pregnante per la partecipazione dei nostri alunni che stanno frequentando già la scuola media Giuseppe Capograssi, perché si sono impegnati nel rendere visibili in tutti gli angoli possibili e immaginabili di questo edificio le attività laboratoriali che poi connotano la nostra offerta formativa, quindi dal corso musicale alla simulazione d'impresa, laboratorio scientifico, il problem solving, attività teatrale. Queste sono solamente alcune delle attività che appunto rendono significativo il percorso di crescita soprattutto umana ma anche culturale di ogni alunno coinvolto. Tutti gli spazi della scuola, come vediamo, sono stati riempiti. Sì, assolutamente, perché quest'anno posso dire finalmente si sono radicate queste logiche previsionali. Adesso mi riferisco inevitabilmente al terremoto del 24 agosto e tutti i sindaci, che comunque dei comuni che ricadono nella nostra istituzione scolastica, hanno adottato misure proprio di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone. E in questo caso, nello specifico, io devo ringraziare pubblicamente la collega Caterina Fantauzzi, che ha accolto 7 classi della scuola media Capograssi, perché in questo edificio attualmente ne sono accolte solamente 3. E prossimamente, grazie anche a un incontro che avremo con il signor sindaco, con l'amministrazione comunale, sapremo proprio poi i tempi, il cronoprogramma appunto destinato a vedere l'accoglienza degli alunni della scuola Masciangioli presso i MUSP e poi il rientro delle 7 classi della scuola media Capograssi in questa sede. E in tempi record per l'Open Day, nel pomeriggio, anzi in mattinata, è stata ripristinata anche l'illuminazione della palestra, e quindi è sempre il dirigente scolastico Daniela Minini a ringraziare il comune di Sulmona. Open Day domani anche per l'Istituto Dottrina Cristiana di Sulmona, spalancherà le sue porte per far conoscere il piano dell'offerta formativa, i laboratori, le aule, le numerose attività poste in essere dalle ore 16 alle 18, lo ripetiamo, di domani
domani sabato 28 gennaio. Domenica 29 gennaio toccherà invece alla scuola media Panfilo Serafini a partire dalle ore 15:30 per tutto il pomeriggio, tutto in un pomeriggio, i progetti, il piano dell'offerta formativa, le novità della scuola media Panfilo Serafini, l'open day in programma domenica 29 gennaio dalle 15:30 in poi. Ed ora cambiamo argomento, torniamo video 2017 con il progetto del liceo Fermi di Sulmona ai nastri di partenza, domani il primo appuntamento, sentiamone servizio. Mare, della terra e del cielo che copre tutto, uno solo e tutto il mondo era il volto della natura, chiamato caos. Al via domani con Marco Pivato il progetto Video Oltre Ovidio, messo in campo del liceo Fermi di Sulmona per il bimillenario della morte del sommo poeta. Conferenze, eventi, concorso, mostre, installazioni, didattica e cinema, 5 luoghi della città che spalancano le porte, 6 rappresentazioni, 5 mostre e 10 conferenze. Questi numeri dell'ambiziosa iniziativa che mira a creare un distretto culturale e a unire il territorio nel nome di Ovidio e della cultura. Il dirigente scolastico Massimo Di Paolo. Il liceo Fermi ieri ha presentato il nostro progetto che ci accompagnerà per tutto il 2017 con probabilmente protruzioni anche verso il 2018. È un progetto particolare perché trasferisce il senso di Ovidio, della classicità che si riscontra nella sua poesia e nella sua letteratura in chiave moderna, soprattutto rivolta all'uomo moderno che subisce il cambiamento, la trasformazione anche a seguito delle pressioni culturali ma anche tecniche, dell'evoluzione scientifica e tecnologica. Questo è un po' il presupposto generale, ma naturalmente abbiamo anche predisposto tutta una riflessione, penso utile per l'intera cittadinanza e non solo per la cittadinanza di Sulmona, ma una riflessione che dedichi attenzione a uno sviluppo turistico particolare. Enrico Fermi, con una serie di interventi di tecnici qualificati e con un'area, un tavolo, di un board di progettazione, parlerà di distretto culturale evoluto, che presume naturalmente una riorganizzazione delle risorse, ma soprattutto un'evoluzione della cittadinanza attiva. Domani intanto il liceo Fermi spalancherà le sue porte con l'open day a partire dalle ore 16:30. E ora la pagina dedicata allo sport, il calcio con il campionato di eccellenza, un altro rinvio per i nerostellati, rinviata la gara del campionato di eccellenza Nerostellati Penne che era in programma domenica 29 gennaio. Lo rende noto un comunicato della società che annuncia il recupero per mercoledì 1 febbraio alle 15. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, scritto nella nota, che hanno colpito il centro Peligno nei giorni scorsi, non si è riusciti a rendere praticabile il terreno di gioco dell'Ezio Ricci per via dell'ingente quantità di neve presente e delle continue gelate notturne che non fanno altro che peggiorare la situazione rendendo la pulizia del campo più difficile. In casa pratolana, in attesa del recupero, c'è soddisfazione invece per la convocazione dell'attaccante Francesco Ciccone. Comunque lo ricordiamo, la gara in programma per domenica sul campo dell'Ezio Ricci per le continue gelate notturne per l'impraticabilità del medesimo è rinviata al 1 febbraio alle ore 15, mentre ora possiamo sentire qual è la buona notizia del giorno. Il Soul Kitchen di Sulmona diventa punto di raccolta per poter donare coperte, maglioni e giornali per gli amici a quattro zampe del canile comunale di Noce Mattei. Tutti i giorni fino al 2 febbraio, dalle 18 in poi, sarà possibile lasciare il proprio contributo presso il locale di Via Volta che si fa solidale con l'associazione Code Felici, presieduta dalla responsabile del canile Gabriella Tunno. Un gesto particolarmente apprezzato dalla Tunno, che ringrazia quanti in questi giorni si sono messi in fila per venire incontro alle esigenze della struttura provata dall'emergenza maltempo. Buone notizie arrivano anche da Palazzo San Francesco. I fondi comunali sono stati messi in liquidazione e a giorni il canile riceverà le 5 mensilità. Lo assicura il consigliere comunale Mauro Tirabassi. La pratica è stata lavorata ed evasa dagli uffici comunali, tempo qualche ora e tutto sarà risolto. Per il futuro presteremo attenzione affinché non si accumulino mesi prima di corrispondere la somma necessaria, esordisce Tirabassi. Rassicurazioni in tal senso erano già arrivate dal sindaco Anna Maria Casini, che ha spiegato come la chiusura della tesoreria e il lavoro H24 dirigenti e dipendenti comunali per l'emergenza sisma e neve ha allungato i tempi.
Dopo di noi Abruzzo Notizie, flash sull'informazione regionale, alle 21 la replica di Onda Strike. Onda DG invece torna domani. Grazie per essere stati con noi e a tutti una buona serata.